Con questa rivista noi eh, riprendiamo un cammino che si era interrotto come rivista. Abbiamo fatto i supplementi negli anni per non perdere naturalmente la titolarità della testata, ma che si era interrotta col numero 30, l'ultimo numero che è poi è stato l'unico diretto dal compianto amico eh, ed ex presidente scomparso dell'ISPE Francesco Virga. Come vedete la rivista nasce all'insegna, come sempre, la libertà, ma nasce anche senza nessun simbolo di distinzione dal punto di vista delle istituzioni. Cioè questo numero è totalmente frutto dei, eh, diciamo delle economie e delle, delle finanze proprie dell'ISPE. Non c'è un timbro della Regione, non c'è un timbro di assessorato, ci siamo noi. E abbiamo io, il vicepresidente Balisteri, il professore Balisteri, L'amico Mauro che rappresenta anche gli amici eh, del Consiglio che sono qui presenti. Abbiamo voluto donare in questa occasione e basta la rivista, cioè non ne doneremo più se non agli autori, Questo, perché ci si abbona alle riviste, perché non abbiamo più da un anno e mezzo praticamente finanziamento pubblico. Sapete bene che il 2013 e il 2014 sono stati eh, sonoramente bocciati al Commissario dello Stato. Quindi, L'ISPE ha una propria storia, una propria consistenza piccola ma eh, diciamo dignitosa e quindi farà eh, il suo compito come lo sta facendo rispetto a questo e alle pubblicazioni che continuiamo a fare. Naturalmente la rivista come voi vedete è cambiata, direte voi se è meglio o in peggio e non mi dite in meglio così perché per adulazione, lo vedrete, leggerete. Nel senso che comunque è cambiata come struttura, perché ha una eh, serie di eh, rubriche fisse, alcune che si alterneranno, eh, che rappresentano un po' la sintesi del lavoro che vogliamo svolgere, molto plurale, come io dico nella mia introduzione, ma anche molto legato agli umori, alle sensazioni, diciamo, alla cultura, al dibattito culturale, che eh, naturalmente non è solo in Sicilia. Tant'è vero che è il primo. Eh, che è il primo articolo, Fondamenti e Proposte, che rappresenta un po', se vogliamo, il dato di, di, di fondo che caratterizza ogni numero, che caratterizzerà per meglio dire ogni numero, è affidato a Piero Vassallo, che è un noto filosofo e studioso genovese, che è molto amico mio dell'ISPE, dell di Tule e di, di molti amici nostri, che pure si è interessato molto alla cultura siciliana, ha cominciato il suo libro su... Pietro Mignosi che voi tutti ricordate. E quindi già quando si intende il ritorno a Vico per ripensare la storia si intendono tante cose, si intende una concezione della storia che non dobbiamo avere necessariamente tutti i collaboratori, eh, questo sia chiaro, però che ce l'ha la direzione, la direzione ha una, precisa, ha una precisa idea della storia, una precisa idea della letteratura, una precisa idea della cultura. Non, è una, una, no, non siamo notai, non mettiamo firme, accogliamo le persone che hanno qualcosa da dire in positivo e hanno qualcosa da dire soprattutto di utile, di interessante, di documentato, di scientifico e di creativamente valido, quindi aperti a tutte le penne ma stando molto attenti che le penne stesse non vadano oltre alcune cose che per noi diventano invalicabili e che sono innanzitutto il rispetto della verità, il rispetto della vita, il rispetto della dignità umana e su queste cose evidentemente poi sulla storia si possono avere idee diverse, sulla cultura si possono avere idee diverse. Questo è bene che ci sia e questo diciamo ha contraddistinto anche tanti anni di storia della rassegna che sono davanti a tutti voi anche attraverso un meticoloso sommario che abbiamo voluto comporre di ogni numero avendo davanti così la visione complessiva di una rivista che ha eh, migliaia di pagine al suo attivo, non stiamo parlando di un giornaletto, migliaia di pagine e che poi ha decine di migliaia di pagine pubblicate attraverso i volumi. E questo è un patrimonio, l'ISPE non è, è un'istituzione che nasce a caso, nasce alla precisa volontà di alcuni studiosi, di alcuni amici che io voglio ricordare come ricordo nel mio editoriale e che sono innanzitutto l'onorevole Giuseppe Tricoli, lo storico, l'amico, il maestro Giuseppe Tricoli. Che tutti ricordiamo con affetto, anche per quanto mi riguarda, con venerazione, e certamente un altro grande amico, un poeta, uno scrittore, un uomo politico anche lui, che è stato a lungo presidente dell'ISPE e direi anche anima fondante della, di gran parte del lavoro dell'ISPE. Se scendete cortesemente, capisco che però è andata oltre le mie previsioni, ogni tanto sbaglio previsioni. In, in, eh, più delle, eh, sì, Pensavo una cosa da cinquantina di meglio, invece siamo molto di più, allora, più accoglienti. Più accoglienti. E dicevo l'altro amico è naturalmente dinogrammatico in poesia, Dino Derice, che tutti ricordiamo con affetto e che certamente ha dato alla rassegna, poi è stato il fondatore della rassegna, in realtà il fondatore della rassegna è stato eh, Dino Grammatico che ha voluto eh, inserire accanto all'attività pubblicistica, all'attività scientifica, all'attività culturale, ai convegni, alle manifestazioni che sono sempre svolte in tutta la Sicilia e che si continuano a svolgere. Saluto per tutti, Eccellenza Romagnoli, scusandomi ancora con lui e con tutti gli altri per la mancanza di posti, ma ripeto: siamo andati oltre e ogni tanto bisogna andare oltre. E perché naturalmente con Dino Grammatico abbiamo avuto una grande stagione di fervida, di fervida eh, attività culturale e soprattutto la fondazione, dicevo, della rassegna. Altro ringraziamento che non è di uso fare, non è uso fare in termini retorici, perché non, è, non, non mi compete una retorica borsa, ma che io fa, sento di fare con molta, eh, con molta sincerità e affetto, va alla professora Portalone, alla quale, eh, alla quale eh, va il ringraziamento della comunità dell'ISPE per avere voluto dirigere i 29 numeri su 30 della rassegna, perché in realtà. L'ultimo numero era stato affidato all'amico Ciancimino e adesso sentiremo dal punto di vista della responsabilità andrà eh, a una giovane brava giornalista nostra amica che poi il professore Balisteri presenterà nel, nel suo intervento per, anche per le prospettive che noi diamo alla, alla rivista stessa. Quindi abbiamo un patrimonio di idee, di cultura che molto, molto di questo patrimonio, fortunatamente, per i nuovi mezzi di comunicazione è in internet. Riguardate il sito dell'ISPE, il sito dell'ISPE è stato totalmente riaggiornato. Avete una possibilità enorme di poter accedere direttamente agli articoli precedenti, perché moltissimi articoli sono già nell'ambito del. Eh, delle, del, di internet quindi potete scaricarli noi abbiamo in sede eh, alcuni numeri passati però certamente la gran parte eh, dei numeri ormai all'omicino dobbiamo conservare il numero di copie quindi moltissime sono in internet il sito è altro aspetto che volevo eh, sottolineare il sito è stato molto aggiornato ci sono le notizie fondamentali dell'ispe ma ci sono anche c'è anche la storia, molti articoli della rassegna e anche l'attualità legata all'attività all che svolgiamo. Oltre fondamenti e proposte, io dico così per darvi un'idea veloce, perché questa non è una conferenza, ripeto: un incontro per consegnare la rivista, per dirci vicendevolmente auguri per questa nuova fase e per invitare tutti quelli che vogliono collaborare a farlo mh, proponendo, proponendo ma in linea di massima si capisce che per invito alla rivista e, la, e non è detto che se si manda un articolo viene pubblicato, lo dico con molta chiarezza, così nessuno si offende prima, e, e, e la linea della rivista, adesso ce la facciamo noi, una volta, diciamo, questo aspetto poteva essere contestato, adesso ce lo facciamo noi anche con i nostri fondi, quindi è bene che sia, è aperta a tutti, però è aperta nel segno della qualità e della scientificità e della cultura, diciamo, di un certo livello, la rivista ha una sua storia, a collaboratori importanti, avuti e ha, anche in questo numero, per esempio una eh, di queste penne che firmano attraverso un'intervista che Marcello Veneziani, carissimo amico di molti di noi, e mio carissimo amico, che tutti conoscono come scrittore, come giornalista, che in questa intervista che abbiamo fatto, che io ho realizzato in occasione della presentazione del suo libro su Gentile a Castelvetrano recentemente, una bellissima amministrazione al. Al teatro Serirus c'erano anche alcuni amici dirigenti e amiche dell'ISPE presenti a quella manifestazione. E in quella occasione abbiamo realizzato questa, eh, questa intervista gentile per pensare all'Italia. Molti sanno, varrà poco questa cosa, che né io né Ballisteri siamo gentiliani di stretto osservanza, anzi non lo siamo affatto. Ma come si fa a negare? Eh, di Gentile, la grandezza, come si fa a negare a di Gentile che è stato certamente, non lo dico io, lo dico c'è cioè Emanuele Severino, il più grande filosofo del Novecento, come si può pensare di eliminare dalla storia della cultura e della filosofia Gentile? Soltanto gli sciocchi o soltanto i molafede e eh, gli imbecilli hanno tentato di fare questo e purtroppo molti tentano di continuarlo a fare. Naturalmente poi ci sono analisi e controversie, perché controversie? Questa rubrica... Che non è una rubrica contenitore, è una rubrica appunto dove ci sono delle analisi, nel senso di, di studi, di ricerche, che sono anche analisi legate a fatti e avvenimenti, alcuni storici, in stretto senso, altre invece legate a, a, a fatti, a episodi, a immagini della storia consolidati. Per esempio. Partiamo da un articolo di Antonino Sala sulla eh, rivoluzione del 60-61 con documenti netti molto interessanti in provincia di Girgenti, un articolo su, di Giuseppe Bagnasco sul ruolo dellefro dell nella seconda guerra d'indipendenza, di un articolo di Alberto Rosselli, molto importante, Alberto Rosselli è il direttore della rivista Storia Verità, anche lui del Nord Italia, eh, un caro amico che parla della, della guerra civile spagnola, e sulla persecuzione dei cattolici nel, dal 31 al 39 in Spagna. Poi c'è il Corrado Camizzi con la Corsica, quando ci fu il periodo, ricorderete, sia per Malta che della Corsica, rivendicata come italiana, c'è un articolo di approfondimento su questo. Il nostro amico, eh, grande amico e grande e stimato amico Pasquale Amel, che, che ha accolto immediatamente, devo dire, senza nemmeno informarsi, come del resto l'amico di Marco, anche egli, diciamo di, di, di assoluta levatura, non mi ha chiesto ma come sarà, come niente, come dire, a scato, ti mando un articolo, questo è anche per dimostrare e essere grati, è vero, Balestrelli, Mauro, del, del, dell'affetto degli amici. E l'articolo di Pasquale Amel, da Casablanca alla Sicilia, 24 maggio, 9 luglio 1943, non solo con documenti, ma direi anche con nuove interpretazioni storiche e non infondate non come qualcuno che si inventa decime mass quando la massa stava <ride> ad almeno 700-800 km di distanza, ma questi sono piccoli dettagli che poi la storia, di cui la storia vera, farà, diciamo così, eh, farà giustizia. E quindi un articolo da legge, inutile che vi anticipo gli argomenti, avete tutti la... La rivista, non sto propagandando la rivista, l'avete gratis, quindi ve la leggete e ve la dovete leggere perché la allora state portando. L'altra diciamo, sezione, la, si conclude questa sezione con l'articolo eh, che poi è la presentazione al libro di Domenico Loiacolo, un amico che ha avuto qualche problema di salute e che vi saluta anche scusando il bisticcio, ma eh, io ho voluto pubblicare questa presentazione di, di, del professore Giuseppe Parlato, che, come tutti sanno, è professore ordinario alla San Pio V di Roma, perché. Eh, intanto perché è una cosa importante, un articolo importante, ma perché poi apre scenari nuovi alla, e qua c'è Pasquale Hamel proprio che è stato uno dei presentatori del volume che sta anche sulla ricerca di un periodo certamente difficile, quello fu il 1943 e anni successivi. Quindi l'ho voluto ripubblicare anche perché la rivista va in un ambito molto più vasto, soprattutto va fuori Sicilia devo dire, perché la storia della, della rivista è quella della collaborazione attiva con decine e decine di studiosi, con centri culturali, con biblioteche e questa è una delle caratteristiche di non farla restare nell'ambito eh, ristretto. L'amico Fucarino con un articolo da par suo su Andrea Silparormita di altri tempi, il professor Saccedini con un articolo sul Monte Pellegrino, Santa Rosalia della Tradizione il professore Balistretti, di cui parlo sempre malissimo, che è Tornare, Tony è tornare nel golfo di Mimerese, non ci fosse lui l'ISPE non esisterebbe e non dico altro, perché effettivamente l'anima anche eh, dal punto di vista non solo culturale ma direi anche del, di tutto ciò che l'ISPE rappresenta e ha rappresentato, e anche nella storia, nella memoria storica e devo dire che anche in questo periodo che abbiamo avuto eh, diciamo, uh, momenti importanti per la vita dell'ISPE è stato ed è fondamentale. Altro ringraziamento a Pippolo Cascio per il sataro degli Iblei, il profumato bene degli Altopiani. Qui presento un altro articolo molto interessante, come tutti i suoi. Fra l'altro, ricordo che questo ultimo libro recensito da Francesca Mercadante, che non diciamo chi è, è, su questo numero della rivista, è il libro che abbiamo pubblicato come ISP. È un libro che è andato veramente per la maggiore, devo dire, a merito suo, Neve. Eh, Neviere, Trazzere della Sicilia, che è un libro di argomento totalmente nuovo e apprezzato anche da, da, da Vero Ciccarelli che l'ha presentato insieme ad altri. Il libro di Locascio, è apprezzato anche da, qui, da chi di solito non fa altro che esercitare il mestiere di parlare male degli altri, poi propr le proprie cose poi sono sempre le migliori. Caso, ah, so, questo è il, diciamo, è il vizio tipico dei modesti, non delle persone diciamo, di qualità. Abbiamo poi un altro eh, della articolo della signora dottoressa Sommariva, Giulia Sommariva, che è qui presente, che ringrazio. Giulia Sommariva, a cui dovremmo veramente fare qualche monumento per tutto quello che ha scritto negli anni, nel tempo, dagli anni, da, da qualche anno, è vero Palmeri, da qualche anno a questa parte. E non solo i libri bellissimi che ha pubblicato, ma centinaia di articoli, bisognerebbe fare una bibliografia dei suoi articoli, perché quello è importante. E anche in questo numero, la rivista, già collaboratrice, ci lascia un bel articolo su Sambuca, da Fortezza Araba Città Feudale. Come vedete, molti di questi articoli sono anche illustrati. Un'altra novità della rivista è non solo le pubblicità, diciamo che poi non sono pubblicità, sono scambi con le riviste storiche con cui abbiamo rapporti di tutta Italia: la nuova rivista di Storia Contemporanea di Francesco Perfetti, Storia Verità, l'Alfiere, sono tutte riviste storiche con cui abbiamo rapporti ma perché naturalmente anche l'illustrazione in questo caso dell'articolo su Sambuca centro, Sambuca Zabut no? centro naturalmente importante non solo per gli arabi ma per la storia nel complesso del cuore della Sicilia è illustrato da un saluto il professore Corselle mi dispiace anche con lui del, eh, naturalmente è illustrato da Gian Becchina un vecchio amico un una bellissima grafica di Gian Becchina che abbiamo ripubblicato in questa occasione Naturalmente, veniamo sempre nella rubrica Figure e Luoghi di Sicilia, che appunto è tipica del, diciamo, caratterizza anche il cuore della rivista. Veniamo appunto all'articolo di Salvatore Di Marco, che non presento a nessuno perché farei fare ridere a me stesso, oltre che a voi, sia come autore che come, naturalmente, ricercatore di storia siciliana. Anche per la sua rivista ho messo una, una eh, piccola pubblicità, perché noi colleghiamo sempre le cose. Ma l'alto segno etico e culturale di Antonio Magallaro Fina ci riporta non solo a un'amicizia, ma ci riporta anche a una storia di Tule. Qui c'è eh, il professore Corselli e io ricordo sempre a me stesso e lui ricorda che uno dei frequentatori del mitico, perché era il mitico salone delle conferenze, piccolo, molto più piccolo di questo che è già totalmente insufficiente, eh, che è quello del mio studio. Quando avevamo la saletta di conferenze, uno dei frequentatori. Abituali, fissi dei nostri incontri che si svolgevano quasi settimanalmente, era Antonio Mogaverofina che fu anche. La macchina a spostare. Sì. Ah, mi allora, l'Altosegno Etico e Culturale di Antonio Mogaverofina è il titolo dell'articolo di eh, Salvatore Di Marco. Mogaverofina è stato, dicevo, uno storico, uno storico delle Madonie, ma anche storico dei. Dei Ventimiglia, innanzitutto certamente di Castelbono delle Madonie, ma anche un autore di multiformi interessi, multiformi interessi perché le sue collaborazioni all'Avvisatore, al Domani, a tanti altri giornali, le Madonie naturalmente in particolare, sono stati anche di segno etico anche eh, molto spiccato. E devo dire che questo articolo di, di Marco ripercorre per intero la vicenda umana, culturale, gli interessi di questo personaggio che è un po' diciamo poco frequentato e quindi avere dato rilievo come figura a Verofina ci riporta anche a Trento Corselli, appunto a quel Appapati di, di Maglio, frequentatore assiduo delle nostre riunioni e naturalmente anche a Mogaverofina con cui spesso si scambiavano, lo ricordo perfettamente, si scambiavano opinioni e intervenivano alle manifestazioni. Chiude, ma da par suo, eh, la rubrica, chiamiamola così, Figure e Luoghi di Sicilia. Un altro vecchio che è Giuseppe Palmeri, l'avvocato Palmeri, naturalmente ringrazio intanto anche lui per la, per la immediata eh, significazione e adesione al progetto di rilancio, ma direi che poi l'avvocato Palmeri, devo confessare, è stato uno che nel tempo quando ci incontravamo, non spessissimo, ma quando ci incontravamo diceva ma dobbiamo riprendere la rassegna, ma perché è morta la rassegna? E dice guarda, abbi fede, la, la, la rassegna risorgerà, ecco qua risorta la rassegna e quindi con l'impegno di farne tre numeri l'anno, perché questo è quello che possiamo fare, però tre numeri l'anno anche corposi, come vedete cercheremo di mantenere questa corposità. L'articolo di Palmeri è sulla questione dei muri, sembra un articolo esoterico, in realtà non è esoterico, risponde proprio all'oggetto. All nella Palermo di fine Ottocento, che si collega anche con altri studi pubblicati anche sulla rassegna e che sono estremamente interessanti per capire gli aspetti a prima vista meno, eh, meno come dire, strombazzati, meno noti, e tuttavia fondamentali per conoscere Palermo, la sua storia, i suoi avvenimenti, i suoi personaggi e direi le pieghe della storia. A proposito di istituzioni, ogni numero noi dedicheremo un'attenzione a una istituzione siciliana palermitano siciliana di particolare importanza. E abbiamo cominciato naturalmente chiedendo all'amico professore Diego Ciccarelli di poter naturalmente presentare la sua creatura. La sua creatura è la biblioteca francescana che tutti amiamo, conosciamo e frequentiamo. E ancora lo ringrazio perché il mio, uno dei miei ultimi libri su Mortillaro si deve proprio a molti fondi che neanche la Biblioteca Centrale ha di Mortillaro che lui mi ha anche graziosamente prestato a suo tempo. Questo è un articolo molto interessante perché ci va a vedere l'attività, la storia, i fondi istituiti all'interno della biblioteca, fra cui uno intitolato a mio padre per una donazione che ho fatto io, eh, di circa un, un migliaio di volumi, vero, Vito? Ma un migliaio di volumi, e, e poi naturalmente moltissimi altri fondi che sono ricordati. A significare che la biblioteca è un fatto assolutamente vivo, anche con molti incontri, ultime le presentazioni appunto a cui prima vi facevo riferimento. Poi c'è un articolo piuttosto complesso, non semplice, eh, tuttavia eh, di, molto, di, di, di grande levatura, lo sa la signora Mignosi in particolare che saluto, che è di Giuseppe Larussa. Una scoperta questa di Vito Mauro, non mia, una volta tanto, perché eh, Giuseppe Larussa che oggi è professore a Mantova e quindi non può frequentare eh, come vorrebbe il nostro, i nostri circoli perché insegna là. Tuttavia viene Pasqua, Natale, d'estate ed è con noi anche questa, eh, questa vacanza, è stata con noi, abbiamo presentato appunto il libro della signora Mignosi che non riesco a vedere, dove la signora, eccola là, che saluto, fra l'altro con, con eh, una recensione che la riguarda poi nella, nella rubrica delle schede. Profili, altra rubrica, quindi la letteratura e arte, il tema di La Russa è la realtà e la realtà altra, la realtà umana è la realtà superumana, la vita, la morte, temi naturalmente letterari, esistenziali e filosofici, trattati, devo dire, in punta di penna con qualità da Giuseppe Larossa, che è un giovane ormai non più promettente, ormai uno studioso che ha già pubblicato alcuni libri, alcuni studi e che veramente è un prodotto un po' del nostro vivaio. Tra l'altro volevo mandare, portare anche i saluti di Michelangelo Ingrassie che mi ha telefonato stamattina. Apposta c'è Vito Mauro allo studio, alla fondazione, e che ha un impegno concomitante, ma naturalmente eh, tiene a dire di essere ovviamente con noi. Anche lui, anche Michelangelo, è nato quando aveva 16 anni con un libretto pubblicato all'edizione 2, oggi è professore, come sapete, a Scienze Politiche eh, ed è uno dei, degli autori nati in casa editrice. Andiamo alla rubrica dei profili, e eh, naturalmente, come potevamo, e qui c'è anche il. Eh, il saluto del figliolo che è a Trapani, come non potevamo dopo averlo fatto per l'almanacco a cui abbiamo dedicato, l'abbiamo dedicato no, a Nino Aquila, abbiamo voluto non solo dedicare ma eh, dare approfondimento e voce a chi non c'è più ma che è con noi presente. Sarebbe stato qui eh, seduto come sempre col suo stile inconfondibile, con la sua parola alata, con la sua perfetta... o qui a secondo dei casi e Nino Acqui naturalmente che tutti ricordiamo come straordinario personaggio gentiluomo, persona di, di, di grande fede di grande cultura di stile, un uomo di stile di grande stile e il grande stile non è, non è una cosa di poco conto lo stile è tutto, diceva Gentile esattamente il primo articolo lo dobbiamo a Giulio Perricona articolo che per un saggio è una bibliografia insieme Giulio Perricone è un figlio spirituale, se vogliamo dirlo di Noagio, è proprio scelto da lui anche per succedergli alla guida dell'Unione Filaterica ed è un esponente come lui di, 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 del grande collezionismo, autore con, eh, di un libro sulle cartoline di, di grande importanza, fatto e realizzato con Rosario La Duca, ma poi da, è uno studioso di grande livello e naturalmente ha seguito e conosce ha conosciuto Nino Aquila come molti di noi che sono qui ma nel settore specifico e quindi c'è Nino Aquila alla filateria e in generale c'è una bella bibliografia che naturalmente poi potrà essere eh, sempre più ampliata, noi speriamo anche di arrivare a una bibliografia dire completa è sempre difficile, no? Proprio di Castenza e Civello pensavo eh, recentemente abbiamo fatto un bel libro con eh, l'amico Balistrelli e con altri amici che io ho curato su Castenze Civello, pensavo di aver trovato Quasi tutto, no? poi mi sono accorto due giorni fa che in un'altra pubblicazione mancava una cosa fondamentale, per dire come tutto è sempre in itinere e quindi che bisogna sempre studiare e approfondire. Ma questo articolo su Nino Agri e la filateria, devo dire, dà conto della grande attività filaterica di studioso, di storico della filateria e di collezionista. Fra l'altro, probabilmente nel prossimo numero, vorrei ripubblicare un articolo di Nino. Che a suo tempo pubblicai su una mia rivista. Qui ci sono alcuni collaboratori, fra cui Di Marco, che si chiama Provincialismo ed è una bellissima rivista di cui uscirono solo purtroppo tre numeri, eh, per cronica mancanza di mezzi, tanto per cambiare. Ma comunque sono molto belli da, da, da collezione e fra cui c'è un bellissimo articolo, che forse lo stesso eh, il, nostro, il nostro amico Pedicone non conosce, sulla valore del collezionismo. È un articolo mirabile, infatti lo vorrei ripubblicare appunto perché è di grande qualità. Naturalmente, su questa linea c'è il ricordo di Non Aquila, di un suo vecchio amico, il decano dei collezionisti palermitani, che è Vincenzo Fardella De Genforti, che naturalmente è anche amico e dirigente dell'ISP. E quindi, nella doppia eh, natura, lo salutiamo. Fra l'altro, il, il, il professore Balisteri ha pubblicato un inno a Fardella, eh, che è un libro meritato, come giustamente lui dice, eh, che è un libro sulla sua attività. Eh, diciamo ultradecennale, così ce ne usciamo, no? Ultradecennale. Eh, naturalmente Fardella ricorda anche i rapporti personali del dopoguerra eh, in tessuti con Nino Aquila. L'ultimo diciamo, ricordo è letteratura e arte come pratica di vita in Nino Aquila, che è un mio articolino, poi ve lo leggete. Ne, sempre nel, nella rubrica dei profili c'è un articolo di Nino Di Stefano, altro amico di Frosinone, professore. A Frosinone Preside, vecchio collaboratore, vecchio amico nostro Tura, eccetera, sulla figura di Antonio Fede, che qualcuno forse ricorderà anche a Palermo perché fu ospite dei, delle, delle, dei pomeriggi che io intrattenevo quando ero alla provincia e fu ospite degli incontri con l'autore. Ma è stato un grande personaggio della scuola, degli studi gentiliani soprattutto. E lo ricorda di Stefano, che a sua volta anche lui. È stata della partita ricordando anche tutti gli interventi, i convegni da lui organizzato, un articolo che dà anche significato all'attività. Questo è un altro aspetto importante, non solo il rapporto diciamo così legato alla, alla persona in quanto tale, ma anche all'attività, cioè non solo quanto era bravo, quanto era eh, bravo, quanto era bello, quanto era simpatico, ma quello che ha fatto, quello che ha realizzato. E quindi questo articolo. Lino Di Stefano si inquadra anche in questo ricordo di la Fede che fra l'altro è di origine messinese anche se abitava a Roma da moltissimi anni. Conclude ma non conclude nel senso che è una scheda importante dedicata a un filosofo genovese che dobbiamo, dobbiamo studiare tutti meglio e lei l'ha studiato meglio di tutti che è Pierpaolo Ottonello un filosofo che si inserisce autorevolmente nell'articolo di Maria Patrizia Lotta che e anche la dirigente e collaboratrice sia della Fondazione che della Tassegna che riguarda un filosofo molto importante, Ottonello appunto che sulla linea diciamo di Kierkegaard sulla linea del, del pensiero sull'essere ha dedicato direi pagine mirabili, noi speriamo anche ormai in tarda età, tuttavia speriamo è un nostro intendimento dell'ISPE e della Fondazione Tuo di poterlo ospitare qui a Palermo per dargli il segno anche della nostra amicizia. Ottonello e Raschini sono i più grandi esponenti di questa corrente filosofica, professore ordinari, tutt'è dura, Raschini ora è morta, la moglie, ma eh, esponente della cultura della filosofia dell'essere del Novecento italiano. C'è una bella scheda appunto di Maria Patrizia Allotta in questo, una scheda introduttiva, ma direi anche una scheda, un invito alla lettura, come vogliono essere anche queste schede sui profili. Poi c'è una rubrica più di attualità, diciamo attualità non tanto legata ai fatti e ai tempi, ma legata alle questioni. E naturalmente una questione importante ce la offre altro giornalista di notevolissima importanza, notissimo, autore anche del, dello sceneggiato su, su, proprio su Calabresi che è andato in onda qualche settimana fa, l'autore eh, del, del volume eh, su Calabresi e poi da cui si è tratto. Il, il documento, il, il film su Calabresi è proprio Luciano Garibaldi e in questo caso Luciano Garibaldi ci, fa, ci dà una testimonianza importante sull'assassinio eh, del Commissario Calabresi. Questione nota, naturalmente la rubrica nel magma, voi capite bene che significa nel magma, ma è chiaro che sono questioni di grande importanza e di grande interesse e soprattutto anche la memoria del commissario Calabresi che è stata spesso un po' alterata ma eh, diciamo così che ci dà la possibilità di verificare anche un grande e importante personaggio che Flauzo alla fine della sua vita grazie a donenni innocenti subì anche una importante eh, conversione religiosa eh, e quindi addirittura si è chiesto il processo di beatificazione recentemente nella rubrica recensione e segnalazioni abbiamo recensioni di libri naturalmente pubblicati in questo periodo, naturalmente alcuni dell'ISPE e alcuni no, a cominciare da libro, eh, dal libro dai tomi del Diliberto, perché in, in termini di toponomastica dobbiamo dire del Diliberto no? quando si parla di personalità dice del Diliberto di, di toponomasia pubblicati recentemente dall'amico Renzo Mazzone e c'è una bella recensione che Virginia Bonura ha voluto <ride> scrivere sul suo libro di grande qualità e interesse e anche stimolante per quanto riguarda per quanto riguarda eh, questa materia, che fra l'altro è una materia viva, basti pensare a tutti gli errori, gli strafalcioni che ancora ci sono, la topologia palermitana e non solo, per renderci conto di come non sia una materia soltanto da eruditi o da specialisti. E il libro ne dà ragione, oltre naturalmente a darci un'enciclopedia completa di personaggi, che poi è in realtà un esame attento del suo libro. I suoi libri sono due volumi, del, di quello che è appunto la realtà di questi personaggi fatti avvenimenti storiche comprese la via delle sedie volanti tanto per capire e io non, non so se ci sono le mie alunne, ecco ci sono ancora le mie alunne là che saluto affettuosamente di Quinta che sono di maturità ma sono volute venire qui ah, addirittura una da Alta Villa, bravo e, e che naturalmente abbiamo chiesto in giro: ma che cosa sono queste sedie volanti? Voi sapete che cosa sono le sedie volanti? Normalmente, silenzio di tomba, dice questo Giustamente e avevano ragione. Naturalmente, così fa sapere cosa sono le sedie volanti, ma siccome voi lo sapete, giusto? Io non ve lo dico perché farei una brutta figura io. Però andatevi a leggere poi il libro, il libro di Di Liberto, Paolo, e scoprirebbe. Beh, Beati, Paolo scemo, sedie volanti molto meno, molto. Eh? Ah Nei Beati Paolo dico ma la gente però sa che ci sono i Beati Paolo, siete volanti? Molto meno. Comunque leggete così saprete. Altre recensioni appunto eh, sono state pubblicate sul, eh, sul libro della appunto, signora Mignosi e di Adolfina Faber-Bignardelli che abbiamo pubblicato come i Tule, ha avuto una bella presentazione archivio storico sul ricamo in Sicilia, una storia del ricamo in Sicilia. C'è una bella recensione di tutte e due opere appunto della lotta, una recensione di Antonino Russo sul mio libercolo, una recensione mia invece su un romanzo, il primo romanzo di, eh, di Piero Vassallo, ancora una recensione di Giuseppe Larrussa, mercadante abbiamo ricordato, e uno di Rasso e Amico Roxas su un personaggio di cui abbiamo pubblicato, eh, di cui abbiamo pubblicato un libro scelto di, eh, di saggi, il eh, famoso eh, di Villalba, eh, che ci ricorda un po' la battaglia, eh, diciamo, antimafia ed è, sono articoli e Pantaleone che tutti ricordiamo sì, sta un enorme successo. che sta avendo un enorme successo concludiamo con Antonella Volgheretti, che appunto qui che dal prossimo numero assumerà che questo numero esce come supplemento avendo assumerà la direzione responsabile non mollo direzione eh, ma la direzione responsabile l'assume lei amica di, da molto tempo fra l'altro di un carissimo nostro amico che ricordiamo soprattutto mia e di Umberto Balisteri, eh, Pippo Corso, eh, giornalista professionista, ma abbiamo soprattutto Umberto Balisteri immediatamente ci ha eh, come dire, ricordato che potevamo e dovevamo. E devo dire che lei è bravissima, tra l'altro, non solo brava come la scrive, la bene, ma e infatti tu la conosci meglio. Per questo l'ho detto, eh, lo, ti sto dando atto, come vedi. Eh, devo dire che anche eh, sia per l'almanacco che per questa. Eh, numero della rivista, è stato un grande lavoro e appunto fra l'altro ha cominciato anche a collaborare e la ringraziamo con tanti auguri, dal prossimo numero in poi la direzione responsabile passa a lei. Concludiamo con il notiziario appunto che è curato dalla Folgheretti, un articolo di Vito Mauro su Ciminna che non era Francesco Brancato, eh, di Vito Mauro, beh, voi sapete che grazie a lui abbiamo avuto ben due manifestazioni e due libri a Cimin, una cosa di una rarità incredibile, qui ci sono molti amici, compreso il professore Corselli è vero, che hanno collaborato a questi volumi, allievi, amici di, eh, del professore Brancato che tutti noi ricordiamo il professore Di Marco Pure, il professore Amel tanti amici che hanno scritto in questi volumi, curati all'amico Mauro che eh, sono anche emblematici, diciamo, del ricordo di un personaggio straordinario poi altre notizie fra cui eh, quella legata a un centro studio di documentazione sulla storia delle province in Sicilia vedete che vergogna a cui stiamo assistendo anche aboliscono ma forse ci sono o non ci sono veramente. eviterei e stenderei un velo pietoso su tutto questo il resto naturalmente riguarda anche l'ultimo articolo e ho concluso riguarda anche eh, una recente iniziativa che abbiamo preso eh, come comitato per onorare la nuova beata della Chiesa Cattolica, Maria Cristina di Savoia, Regina di Due Sicilie. E devo dire: qui c'è l'amico d'Appolito che è stato protagonista insieme alle guardie del Pantheon di quella bellissima cerimonia col cardinale Romeo, il professore Corselli e tanti altri amici che sono qui presenti. Il professore Corselli rappresentava ufficialmente l'Ordine di Malta e questa occasione mi è propizia anche per salutare suo tramite il vecchio amico e stimatissimo amico del marchese De Gregorio. È stata una bellissima cerimonia, devo dire, questa sulla Beata Maria Cristina. Che abbiamo, fatto, abbiamo organizzato da noi, proprio noi, eh, come Comitato. E qui si dà notizia anche alla costruzione del Comitato aperto a tutte le, le esigenze. Qui, fra l'altro, ci sono anche altri componenti del Comitato, tanti altri. E proprio fino a giovedì scorso siamo stati insieme, vero, al, eh, alla Chiesa di San Basilio per ricordare, appunto, è vero, Vito Mar per ricordare questo personaggio molto, molto interessante. Questo è il numero del rilancio, io ho concluso, vi affido eh, anche con una certa eh, diciamo, speranza di accoglimento naturalmente, tuttavia eh, siamo aperti a tutte le, le opinioni, siamo aperti a tutti i contributi, naturalmente prima leggetele e poi parlate, ma soprattutto affrontiamo eh, il futuro. Tenendo conto che queste linee della rivista sono anche linee di revisione, io lo dico con molta chiarezza: c'è chi può non essere d'accordo anche fra i collaboratori. Ma io non sono perché la storia sia un fatto statico, la storia è sempre in divenire. Le scoperte, ma questo riguarda gli assi babilonesi, non dovrebbe riguardare le cose minime e minuscole. Qua c'è il dottore D'Angelo, che fra l'altro ha collaborato gli anni passati, è uno studioso del Medioevo. Quante, quante nei suoi articoli, che sono di un'essenzialità proverbiale. Perché sono veramente essenziali. Ma quante notizie ci ha dato in questi anni? Un'enciclopedia di notizie per dire e stiamo parlando del Medioevo, dove qualcuno pensa di aver detto e scritto tutto. Pensiamo della storia moderna, contemporanea, pensiamo delle questioni letterarie, insomma, abbiamo tanto lavoro da fare. E quindi, così come abbiamo fatto Eccenza Romagnoli col suo bell'articolo sul mito, la rivista è aperta naturalmente anche su, arg su argomenti letterari, simbolici, perché fanno parte anche della nostra storia e fanno parte anche del, diciamo, della dimensione corale che vogliamo dare alla rivista, ma certamente anche rivedendo le bucce, ritornando sugli avvenimenti, andando negli archivi, andando negli archivi non ripetendo le frasi, gli slogan, che è come avviene perennemente per la storia siciliana, i buoni da una parte, i cattivi dall'altra, e uno l'ha detto una cosa e tutti dicono la stessa cosa. Mi è capitato con lo studio che adesso sta per uscire su Vittorio Amedeo di, di, di Savoia, re di Sicilia. C'è un coro di stupidaggini perché uno, Mongitore, disse una cosa ripetuta in modo pedissequo nel tempo, con una, con una eh, diciamo, dimensione di, 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 diciamo, di ignoranza, di, di malafede anche. Di non andare a prendere un documento, non a prendere, eh, questo signore siede qua anche col vice re. Eh, per, per sei anni, non stiamo parlando di sei giorni. Eh, se vogliamo metterci anche i due anni della guerra spagnola austriaca quasi otto anni, insomma, otto anni di storia siciliana. Si li, anche nelle grandi storie, non dico gli autori perché il mio amico Amer, il mio amico Di Marco, già sanno di che cosa parlo. Eh, liquidato con due pagine nelle storie della Sicilia, con due pagine, con due righe, no, tre righe, personaggio di poco conto che non fece niente. Io mi permetto di dire che il signor. Che il regno di Vittorio Amedeo, re di Sicilia, nell'impianto nell riformistico fu addirittura in tesi, non in, in, in atto, se non per qualche cosa, sul piano del riformismo superiore al Caracciolo dal punto di vista delle idee riformistiche, per dire pure silenzio assoluto su figure, personaggi e cose. Naturalmente con, con 60, 70 anni, 80 anni di differenza, per dire di che cosa parliamo. Queste sono le, le, le questioni tante questioni, quindi invito tutti a essere presenti, abbiamo dato a tutti anche la possibilità di avere la rivista, naturalmente se qualcuno ritiene di volersi abbonare alla rivista benvenga eh, all'uscita, non, non l'abbiamo chiesta a nessuno, l abbiamo dato a tutti in omaggio alla rivista che ormai ripeto, è soltanto autofinanziata dall'ISPE con le sue risorse, non c'è più niente di pubblico. Però vi dico, che abbiamo la voglia di essere insieme come stasera straordinariamente siamo senza avere fatto un invito. Non c'è stato un invito, non abbiamo stampato un invito. Abbiamo detto così via mail, abbiamo fatto qualche telefonata, vero, Baliste? E quindi su questa base eh, siamo, è, un beh, è un sabato pomeriggio, tutti i problemi del caso. Quindi vi ringrazio molto e passo la parola a Umberto che eh, diciamo da condirettore ma anche da fraterno amico da una vita e Vi illustrerà anche gli sviluppi e le idee successive. Grazie. Grazie Tommaso. Il professore Romano è stato molto esaustivo. Io sono molto contento e soddisfatto per questo rilancio della rassegna siciliana. In effetti nel lontano 1997 l'ho seguita passo passo eh, dalle prime, dalla richiesta di registrazione presso il Tribunale, me ne occupai personalmente. Alle continue riunioni con Dino Grammatico e Tommaso Romano. E poi lo seguì anche dal punto di vista tipografico, numero per numero, fino al, al, al numero 30. Sono usciti dei sopprimenti. Ho incontrato nel corso del tempo tanti amici. È vero, Avvocato Palmeri, quando ci vede in Macefalù durante la presentazione di un libro. L'Avvocato Palmeri eh, mi fa: Ma come è finita con la rivista? Io avanzai. Eh, ehm, parlai di, di quasi certezze e di speranze e ci siamo riusciti naturalmente io suggerirei ma già il professor romano l'ha detto di aprire una grande finestra sul mondo degli archivi non perché sono stato fino a qualche mese fa funzionario archivista del Ministero per i beni culturali ma gli archivi ci consentono di pronunciarci di riscrivere sto, su storie vicende personaggi di rimodulare tutto quanto. Quando il professore Romano parla per certi aspetti di revisionismo, io sono d'accordo con lui. Bisogna, bisogna leggere bene. E l'abbiamo fatto anche con molti, di cui abbiamo... eh, esatto, abbiamo fatto con molti autori di cui abbiamo pubblicato qualche studio. Eh, qui saluto l'amico Palazzolo che eh, ci ha fornito dei suoi studi sul ruolo dei fonditori di artiglierie in Sicilia nel 500. O su una dimora nobiliare a Palermo il Palazzo dei principi della Cattolica sono studi e contributi che sorgono non dal, dal leggere soltanto quello che è stato pubblicato, che è stato edito, ma dalla consultazione continua di documenti. Poi Palazzolo, è, Poi palazzolo Poi è. Il, palazzo <ride> la Sevilla, la... il professore Ciccarelli no, sa benissimo no, che, no, 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 no. Che, che ad esempio, era qui, poco fa era eh, qui, è andato andata... nell'archivio <ride> Perché l'amico per Palazzolo... Trovate Palazzolo seduto a suoi documenti del Cinquecento online a qualunque ora del giorno. All'archivo di Stato. O l'archivo comunale. Ma non solo, tante cose, tanto, ma non solo il Palazzolo addirittura eh, si è preso il compito di consultare soprattutto le carte dei notai, perché sono una fonte inesauribile di notizie. E non, non, quando gli dico ma hai consultato la deputazione degli Stati, fondatori fondatore degli Stati oppure la Deputazione del Regno per il tuo studio sul, sul sistema torriero? No, ho consultato soprattutto gli atti dei notai ed è estremamente significativo, su cui nessuno si è mai pronunciato. Passiamo alla nostra neodirettrice, Antonella Folgheretti Tommaso non la conosce bene come la conosco io, bene. da lontano 94. Mi meravigliò per la sua caparbietà, per la sua cocciutaggine, perché, ad esempio, su un problema eh, che riguardava la sua Misilmeri, e, e il castello che stava per crollare, riuscì a far venire qui a Palermo una truppe di Rete 1 e di Canale 5, viene persino a Gabibbo, è vero Antonella? E riuscimmo a farlo restaurare. Vabbè, abbiamo dovuto, comunque qualcosa, qualcosa, qualcosa ce l'abbiamo fatta. Andonella opera in un ambito molto difficile, quello del giornalismo. Non è semplice riuscire a farsi premiare o a farsi valutare per quello che uno merita. Per cui io ho ritenuto, visto eh, questa antica amicizia, non solo, non solo per questo, ma anche la sua ehm, diciamo, caparbietà, la sua preparazione, di proporla al Consiglio di amministrazione dell'ISPE per questo incarico che spero sia più prestigioso di tanti altri. È vero Antonella? Vuoi dire qualcosa? Antonella, vieni. Intanto grazie veramente per la fiducia perché è una rivista prestigiosa, è una rivista che ha accompagnato tanti anni della mia vita perché l'ho sempre letta con grande ammirazione per chi ci scriveva, per chi ci collaborava, per chi riusciva a metterla insieme. Ed è una rivista che è nel mio cuore per tanti motivi, e, quindi spero di non fare danni. Ecco, mettiamola così <ride> perché ho visto Tommaso Romano preoccupato <ride> in qualche modo. E, ecco, è ecco, già, già una cosa. Spero veramente che possa essere un mezzo di, eh, per trasferire gli altri fuori e aprirsi sempre di più agli altri, a quelli che magari non studiano, non vanno nel, nelle biblioteche, non vanno negli archivi, non leggono i libri se non quelli tradizionalmente proposti dalle, dalle librerie o a, o a scuola o nelle università, non si pongono domande. Spero che questa rivista possa essere in questo senso... Eh, un mezzo per aprirsi e far aprire menti, ecco, soltanto questo. Eh. Lo sarà sicuramente, nonostante la velocità, volevo sottolineare un fatto, eh, eravamo molto preoccupati, ma ci siamo riusciti a varare questa iniziativa ed altre. Perché il nostro istituto in tanti anni sì ha avuto dei contributi pubblici, ma sicuramente sarà, non dico l'unico, ma uno dei pochissimi istituti culturali che hanno speso. Eh, tutto quanto per, per la cultura. Ecco, noi non abbiamo mai avuto impiegati, eh, tutto è basato sul volontariato e le entrate sono state destinate esclusivamente a produrre libri, la rassegna, convegni. Ma nulla per pagare stipendi, perché obiettivamente eh, sappiamo che c'è una polemica feroce dal punto di vista umano: c'è da esprimere solidarietà per, per gente che lavora, però non si può spendere il 95-97% del contributo destinato alla cultura per pagare gli stipendi. Va bene, vi ringrazio. Grazie, anche a Umberto. Allora... Naturalmente l'invito l'abbiamo fatto, se qualcuno per caso vuole così, portare un saluto, portare un augurio, certo parlare del numero no perché non lo, non lo conosce, io diffido sempre a tutti quelli che vogliono parlare sulle, sui libri, infatti non faccio parlare mai nessuno alle presentazioni, perché come si va a parlare in una presentazione di un libro quando il libro non si è letto, quindi io chiudo la. Le eh? poi alle presentazioni dei libri non li leggono anche quelli che li presentano, quindi figuriamoci. Eh, questo si sa è storia vecchia e vecchissima sfogliano due poesie e fanno, e fanno un discorso allora, eh, professore Di Marco, prego io sono stato sono stato colpito da una non da una illuminazione ma da questo aneddoto che è venuto fuori della del castello di Missilmeri per cui è venuto perfino Gabibbo e allora finalmente questa cosa sia. e allora applauso all'eroina della ma vi, ricordo, vi riflettiamo è drammatico che per avere il, uno semplice restauro di un'opera come quello del castello bisogna compiere atti eroici e chiedere gli interventi di Gabibbo la divina provvidenza oggi vestita di rosso col capaccione del signor Gabibbo. E cosa c'entrano gli atti di eroismo con la presentazione di questa rassegna siciliana? C'entrano se consideriamo questa decisione degli amici dell'ISPE come un altro atto di eroismo, in un momento in cui una specie, una specie di carro armato è passato per tagliare l'erba delle istituzioni culturali. In un momento storico, dico storico tra virgolette, in cui le d'estate muoiono nella indifferenza generale. Perché che oggi Palermo, la Sicilia, sia stata culturalmente decapitata, è qualcosa di drammatico che accade ancora più drammaticamente nella indifferenza di tutti. Chissà il problema? E allora in una realtà di questo genere, una rivista invece che si ricollega ad una testata storica che ha il nome di una figura importante, di un caro amico come Dino Grammatico, poeta, oltre che uomo politico, uomo dolce e amico, amico non soltanto personale, amico della cultura, amico della civiltà, amico del dialogo, amico dell'incontro. Ora, se questo è lo spirito, quindi del dinogrammatico che consegna ai nostri Umberto, Tommaso, c'è cioè, 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 una storia che è anche quella che è di tanti di, tanti di noi, Palermo da questo punto di vista è un libro aperto, se questo è lo spirito che eh, dinogrammatica la lezione che dinogrammatico consegna a questa nuova veste, della rivista non è soltanto una questione di rivolgere augurio di buon lavoro, non è soltanto una questione di considerarmi per primo uno degli abbonati alla rivista come segno di solidarietà ci dividono tante cose anzi non, non ci, di, ci differenziano tante cose Pensate ma l'impegno la cultura, la riscossa delle coscienze in un momento di appiattimento, qualunque sia la lampada che si accende, bisogna accenderne tante altre, perché il cammino è il cammino di tutti. Io credo che questa rassegna stia cominciando a camminare nel nome di tutti noi. Grazie. Grazie al professore Di Marco e anche naturalmente alla, alle sue imprese, perché anche lui è uno che fa tante imprese da tanti anni, da sempre. Fra cui la rivista che dirige, che appunto segnaliamo anche nel numero, in questo numero, eh, la rivista eh, di cultura e poesia dialettale, che naturalmente è una rivista anche di civiltà siciliana. Ma mh, volevo rilacciarmi un momento a quello che dicevi, perché effettivamente io non l'ho voluto dire un po' per evitare. Di auto incensare le situazioni. Però fare una rivista anche di questa qualità l'avete scritta voi, ma anche quantità, e questo è un compito nostro. Non è facile. Perché oggi tutte le riviste scientifiche sono quasi tutte online, non esce più nulla. Non esce più nulla. E voi sapete perfettamente quanto apparentemente sia facile andare sulle riviste online. In realtà è difficilissimo. Perché? Perché poi ci bisogna abbonarsi, non si accede direttamente. È un, un fenomeno complicato. E comunque tuttavia voi sapete anche un'altra cosa, che il fenomeno, il fenomeno internet è un fenomeno complesso, dove dopo dieci anni da Google scompaiono le notizie. Questo forse voi non lo sapete, ma ve lo dico io. Non c'è la permanenza delle notizie per sempre. La stampa assicura e questa non è una stampa, questa è stampa tipografica, non è la stampa come si fanno oggi che sono fotocopie, tanto per essere chiari, quindi una stampa vera, assicura la permanenza. E questo è importante, cioè il momento in cui le riviste chiudono, moltissime, o sono riviste online, eh, tantissime altre che non vogliono chiudere giustamente, però trovano l'unico modo per poter continuare, la rivista di Buccione, Cancilla, sono ormai tutte Riviste storiche vanno online perché non c'è possibilità di stamparsi, oppure sono ridotte a fascicoletti tanto per non perdere la periodicità. Credo che sia anche questo forse un altro della nostra infinita follia, lucida follia, ma infinita follia: quella di poter rilanciare. E questo vi chiediamo appunto quella collaborazione amicale oltre che intellettuale che noi diciamo vi chiediamo. Mi pare che voleva farci un saluto, Amro, o sbaglio? Sì, sì, ci vuole un saluto. Rapidamente, intanto complimenti per questa riedizione, questa ripresa perché mancava questo contributo culturale da qualche anno in questa Sicilia di bassa cultura dove effettivamente la cultura è stata distrutta, messa da parte. E dire che quando parliamo di crisi, quando parliamo di questa grande crisi che infesta la Sicilia ma infesta tutto il Paese, non ci rendiamo conto che il primo problema il problema di fondo è che è una crisi di cultura, prima che di essere una crisi economica. E però eh, le risposte rispetto a queste sollecitazioni, a questa presa d'atto, non sono quelle adeguate. Ecco, Andiamo, oh, faccio due battute rapidamente perché è giusto che... Si Quando poco fa eh, Tommaso parlava di eh, rivedere, cioè la storia non è mai qualcosa eh, di raggiunto e concluso, c'è sempre una, eh, un rivedere, un riaggiornare. Ecco. E volevo fare un discorso rapidissimo sul tema del revisionismo, che di cui eh, si è citato qua qualcosa. Il revisionismo visto sempre in maniera negativa. Ecco. Ma se non si riprende, se non si riscrive la storia, se non si riaggiorna la storia attraverso documenti, attraverso ricerche, attraverso anche analisi complessive, ecco, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato delle verità, quelle verità di cui parlava Tommaso, eh, ormai consolidate, sulle quali ci attestiamo acriticamente. Vi devo dire, e quindi rientro nel brevissimo discorso che facevo, ecco, la storia siciliana di cui parlavamo poco fa è una storia falsa, cioè quella storia che ci hanno eh, riportato, che abbiamo riportato, che abbiamo venduto, anche con nomi prestigiosissimi, storici prestigiosissimi, hanno scritto una storia ripetuta. In realtà la storia siciliana va rivisitata profondamente attraverso i documenti, attraverso le ricerche, perché ci dà e ci offre degli spunti che sono assolutamente originali assolutamente impensabili eppure ci sono ecco, questa storia siciliana che si, naturalmente si declina all'interno di un contesto molto più vasto quello nazionale però che ha una sua identità, una sua originalità, una sua specificità che va naturalmente ripercorsa io faccio naturalmente ho preso immediatamente quella, quando Tommaso mi ha detto, lo ringrazio di avermi fatto collaborare non, io sono, non è lui che mi ringrazia, sono io perché immediatamente ho portato il mio piccolo contributo e penso che eh, proseguiremo su questa linea perché. La fatica che facciamo è una grande fatica veramente, quella di testimoniare, anche il cartaceo è un ormai estinto, giustamente l'ha detto Tommaso, è estinto, non c'è più il cartaceo, però ha un significato perché il libro il, ha una sua, non solo per quello che contiene, ma per quello che è, ha un suo valore, un suo significato, il, le, le pagine, il, il vederlo, ecco, il, la confezione stessa del libro. Ha un fascino, una fascinazione che nessun online, nessun mezzo elettronico ci può restituire. Grazie Bravo. di eh, ringraziare tutti. avevamo detto che questo doveva essere un incontro, diciamo, soprattutto per presentare e distribuire la rivista, cosa che abbiamo fatto. Eh, naturalmente siamo qui anche per. Eh, poterci soffermare, eh, soprattutto con gli amici che poi hanno già promesso, qui c'è il Presidente Martorano, il professore Corselli, che hanno già promesso di collaborare. Il professore Corselli non ci è arrivato proprio per <ride> il rotto alla per i suoi mille impegni, ma il prossimo numero ci sarai perché... e quindi qua prendi un impegno davanti a tanta gente, ci sarai. Ecco perché così insieme eh, lavoriamo per quel gruppo di persone, di amici che liberamente si sono dati uno statuto senza mai sottoscriverlo, ed è lo statuto dell'onestà intellettuale, della ricerca, della passione anche per gli studi. E direi, anche se permettetemi per la passione per l'arte, ecco questo è l'ultimo aspetto che io volevo sottolineare, concludendo questo incontro. La rivista non è soltanto una rivista di storia. In realtà, devo dire, è stata fino ai numeri passati prevalentemente di storia ma in realtà il suo, il suo sottotitolo, che riecheggiava fra l'altro nel titolo, questi poco lo sanno, ma io devo diciamo, svelarlo, perché fu un discorso fatto con dinogrammatico, Rassegna siciliana era una vecchia rivista, non di storia e cultura, ma di Rassegna di Giuseppe Villaroel, che poi è stato un altro autore che anche questo totalmente misconosciuto, che bisogna, bisognerebbe rileggere attentamente. E devo dire che quando parlavamo appunto dell'impostazione all'inizio c'era pure Umberto Balistesi, ti ricordi? Dicevamo sì, dobbiamo fare una rivista di storia, di rilettura perché ci interessa. Naturalmente la passione di Dinogrammatico è stato un protagonista, non è uno che ha fatto da comprimario la storia, ha fatto il protagonista della storia, è stato eh, esponente eh, di una certa parte politica per 30 anni al Parlamento regionale, è stato assessore nella Giunta di Milazzo, cioè, ha fatto storia. E abbiamo detto: Guarda, dobbiamo fare. Tu, che poi sei poeta, eccetera, dobbiamo fare una rivista anche di cultura, nel senso dell'apertura alle culture, quindi anche alle varie forme, compresa la musica, la poesia, l'architettura, la, insomma. Gli studi che poi abbiamo seguito anche con l'edizione dell'ISPE. Tra l'altro, annuncio che stiamo curando col professore Balistreri, e ormai è in zona diciamo finale. Il catalogo storico dell'ISPE, che sarà molto interessante da rivedere, come è, com è interessante tutto l'archivio della rivista per vedere quello che abbiamo fatto negli anni, perché tante volte se non si ha un catalogo storico sotto mano si pensa all'ultimo libro e mai in realtà è un grande eh, diciamo, catalogo storico che fra l'altro ha, ha avuto il merito di essere presente nell'80% delle biblioteche siciliane, perché abbiamo fatto sempre una politica innanzitutto di spedire i libri a tappeto sulle biblioteche. Io sono stato proprio recentemente ad Adrano per esempio per una conferenza e so alla biblioteca, cosa che faccio regolarmente, portare qualche libro, eccetera vado a vedere immediatamente, dico, ma quanti libri hai Subito, oggi in questo caso positivamente con, eh, con i mezzi elettronici, c'erano 30 libri risparmiati alla biblioteca di Adrano. Questo vale per tante biblioteche che abbiamo fatto e continueremo a fare questo. Però vedere il catalogo storico nel complesso vi darà anche, ci darà la possibilità. Quindi il prossimo incontro lo dedicheremo, faremo quasi sempre qui perché qui ci piace. Forse in questo caso è un po, gran, un po' piccolo, però per le piccole presentazioni di convegni va bene, lo, lo, lo erigiamo un po' a, 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 a luogo che ci piace. Per quanto riguarda eh, il stiamo bene insieme, un, un posto centrale per noi va bene. Non costa troppo, il che è un'altra caratteristica positiva. Devo dire anche all'amico Russo che il nostro regista ci sta riprendendo, perché se, anche a lui dobbiamo ringraziare perché questa diciamo, possibilità ci è stata data dal nostro amico Russo. Dicevo questo, che pubblicheremo il catalogo storico e avremo la possibilità quindi di vedere l'attività complessiva. Il prossimo incontro quindi lo dedichiamo a qualche presentazione certamente nei prossimi mesi, ma a fine aprile, prima maggio ci diamo appuntamento eh, per eh, il nuovo numero della rivista, quindi della rassegna, quindi chi deve e chi vuole collaborare ci farà indubbiamente tanto piacere, però nei tempi e anche con una certa velocità perché poi se no... Andiamo alle calende greche e poi il numero esce con un mese di ritardo, cosa che a me non piace. Anche se questo numero è uscito con un po' di ritardo per problemi di salute miei, quindi, siccome io sono eh, come dire, assai, tra virgolette, come si dice a Londra, camurroso, eh, la rivista dove uscire è anche, malgrado tutto, è uscita. Però adesso dobbiamo mantenere la nostra periodicità anche di tempo, quindi, il numero di gennaio-aprile, che già stiamo, ecco, ci sono articoli pervenuti. Eh, lo stiamo preparando, quindi chi deve, eh, vuole proporre degli articoli con grande piacere. L'altra cosa, presenteremo appunto il catalogo, sarà un'altra occas un occasione per stare insieme. Grazie a tutti, penso che siamo stati quasi, non dico inglesi, ma quasi.